Sottosegretario. Beh, non c'è dubbio che il tema del personale sanitario è un tema al centro dell'agenda del governo e del Ministero della Salute. Siamo consapevoli che oggi stiamo pagando un prezzo che arriva da errori fatti nel passato, da tanto tempo. Detto questo, abbiamo dato un primo segnale concreto, aumentando le borse di studio, portandole a oltre 17.000 e quindi triplicando il numero che era previsto in precedenza. È un primo passo. Stiamo investendo in risorse per il personale, nella consapevolezza che dobbiamo assolutamente dare questo tipo di risposta. E quindi da parte del governo abbiamo avviato un percorso di piena condivisione con le regioni e anche tutte le scelte che stiamo facendo e che abbiamo fatto le facciamo in piena sintonia, nella consapevolezza che oggi c'è bisogno di percorsi condivisi, c'è bisogno di condivisione, di confronto e di dialogo. E quindi con questo sentimento stiamo affrontando anche questa problematica, ripeto, insieme alle regioni, confidando di dare risposte immediate per risolvere questa problematica. Peraltro, insomma, tanti cittadini si rendono.